RCFM, Didier Aostra, Giancarlo Marsigli. Buongiorno, buongiorno e contento di ritrovarvi in un talon di Avregoin Samora. Un saluto a quelli che ci vedono di nuovo, non ti abbia stile. Allora, io mi ritrovo, sino a 3 ore e mezza, come noi avevamo di regola da Uluni sino a Uenderi, c'è un invitato, 2 invitati, infatti, Mai Pesce e Cece Pesce, o Sovradello. Dunque, mi avevo piacere con Mai di sentirlo. Spero che ci sarà di nuovo un'interazione tra l'auditore e Mai Pesce, che ci ha da regalare di qualche canzone a noi, accompagnato da Cece. Dunque, se volete intervenire, di sicuro a parola Pia della AU 04 95 31 21 21. Adia saluta a Julien Mopomé e Ugo Piedre a Tecnica, Mariangela a nostro telefono e di nuovo Nicola Di Giacomo che si occupa di a regia. Mai Pesce, buongiorno. Salute. Salute. Cece di nuovo, salute. Contento di dirigervi, di un grand piacere per me, francamente. È un piacere anche per me. A so che si de. Enfin, si de, di nuovo, dico mica bezza l'emissione, ma sto assente a seguidare. Allora, come faccio di regola, chi ci vuole dire appena vostro intimo, non ta l'emissione, non ta lingua in appena in generale? Beh, è un'emissione magnifica perché si parla corso per tante un'ora e mezzo. Quasi. Quasi un'ora e mezzo. E faccia piacere, così quelli che vogliono imparare la lingua hanno l'occasione di imparare altre parole. Io, primo, perché... Allora, per più si è in bittura, quando poi ci si è guidati? Sì, sono in bittura. E allora, come si basa, quando luce una parola che è lampada così, per sapere appena e per conoscere il suo significato, quando vai da rispondere... Una volta mi hai telefonato... Due o tre volte. Come è che... Certo, ha una risposta, ma non posso mica chiamare, perché se ho telefono io mica ho... come si chiama... O telefono Bluetooth. Ah, Bluetooth, ah, d'accordo, io per poi comunicare. È appena l'antica, ad esempio, ho preso quei sedi dentro. E bo, certe volte mi vuole provare a restarmi per chiamarmi, ma non posso mica. E poi ciò che è interessante è tutta questa ricchezza e questa varietà. Non pensavo mica che io girassi tanto parole. Tanto l'avete girata a Corsica. Oh, è vero, ma tutto per un oggetto, c'è 50.000 parole, non sappiamo mica che genera tanto così. Voi di mistero si deve calare. Io devo calare. Non so se luce, certe parole precise esistono, di sicuro. I daioli, i pianelli. C'è un mistero che va decantato, quello di Galavado, no? Galavado è un... Salutiamo a Battia Raffali, Raffali che ha scritto la canzone. E quelli che facevano i vattilli. Sono quelli che, giusto appunto... Galavado è quello che mette a stoppa tra le due daule. Una spesa di lana, d'accordo, stoppa chiamano, e dopo mettono una bege, ovicano due daure con tagliolo, picchiano così, facendo entri, e dopo mettono una bege. No? E forse questa maniera di martellare che ha dato... Che chiamano... o Galavado, se mi stai così, ma sorridimo... O Galavado viene di... Calfeutri, d'accordo, in francese. E il ritmo di ma gli ha spiegato Batti, giusto appunto, che voilà, il ritmo appena andante. Una tarantella. Allora, c'è diciamo una prima telefonata, abbiamo, metti de... Semmai metti pure le gonfie. Amado Inorezza, Abarada, Amado, salute. Saluto Ivanka e saluto ai vostri invitati. Salute. Mi conosci da mica, no? Mi conosci da mica? Ci vediamo spesso in piazza Elme. Può darsi. Batte spesso l'amico in piazza Dac, qui in Bastia. Allora, mamma, Eccoci. Bastia è sempre stata onorata dai più grandi tenori. Oggi un'altra voce è nata a portare i suoi colori manco a Scala in Milano come Elio Unneano. Eccoci, Perelli. Vi ringrazio perché ogni volta Amado ci faccio una piccola improvvisata, non ti l'invito di Uyon. Tutte queste voci mi considerate come l'erede di... No. Fa l'erede... Sono mica un tenore, canto così, per essere tenore già fa le scuole... Ma comunque, bon, dico mica si sente che è qualcosa che vi piace in tutti i casi, non è vostra scelta di canzone. Sono stato allevato... Era vostro andiva? Ho detto, mo, volevo stare a sentire
anche a mia mamma. Vieni i rischi di Claudio Villa, Tito Gobi, Tito Schippa, tutti i grandi tenori, Mario Lanza. Facciamo a Montesu di tutta la nostra gioventù. Io, ma? Dico in Bastia, ha avuto parecchi tenori, c'è Vezzani che è uno dei più conosciuti, c'è Luccioni, Gastone Micheletti, dopo c'è stato in un Tiber Raffalli, c'è stato Mario Brunini, c'è stato Piero Brunini, c'è stato in Mario Brunini. Mario Brunini, c'è stato Jean Vandasi, c'è stato Ulicioni, Giorgio, e poi c'è Avazzeri, Felix Avazzeri, Michele Canniccioni, no? Michele, Raona, ce n'era uno che cantava, Mattia Fabri, se mi casi per l'antico. Non è mica conosciuto, no? Che aveva una voce, C'è di noi Giorgio De Zerbi, è tenore Giorgio De Zerbi, no? No, ma perché in Bastia, ma che mica di le voce, senza contare quelle che sono mica d'opera, ma chi sono belle io, Per questo che ha detto di Bastia è stata sempre onorata. Ma da ringraziarvi assai, Vi saluto e continuate. A ringraziarvi, ma intanto di regola ce la sottometto una parola, un'espressione che forse ti piace a te assai, o allora una domanda per sapere appena so che la volevi una parola, se hai un esempio a proponere ai nostri amici auditori. Allora, mamma mi diceva sempre quando andiamo appena in furia, diceva sempre in denti in gola come morene. Hai i denti in gola come morene. Allora, ma io tanzore che... Un masturgamo manco. E dopo mi diceva un altro, mangi in tragugione, quando ci... si ingullia di traverso e tutto perché mandiamo troppo in furia. Mangi in tragugione. È normale, mangi in tragugione. Allora, il tragugione che vuole... Non so mica, è sempre detto così. Non da che bere con il dragone, no? Forse, non lo so. Ah, déjà, c'est beaucoup niché d'expression mangi in tragugione, et c'est beaucoup niché de dire au significat, au sens, où il y a parole, et bien, qui s'intéresse à Isabelle. Et après, m'a dit, donc, quand il s'est dit, mangi, qui engoulisce d'où, au sens, à Mastoga. In gola come morene. Hai in denti in gola come morene. Sabendo che è morene la nuvola. Hanno gli antidi d'abertutto. Allora, ci puoi regalare una canzone? Dopo parleremo di noi, perché c'è non è mica l'attualità, ma a c'è un disco che si chiama Guidarade piuttosto, ci ne parlerei dopo questa canzone. Che avete scelto come canzone? Ma un mulattino. Vi lascio va. Quasi viscava dritto e fiero, qua cinta rossa e cappellone, un nostro antico mulatero, chiocchendo staffile e canzone. All'acque venti certi mesi, che il cafferino va scinelle, per le strade e i paesi, cumule, fiocche e campanelle. Mulattero, mulattero, o le bagnelle la mattina, senza premura né pensiero, per la montagna si cammina. Quando decia cambiare i veri, a si passava l'osteria, a mesa pastore e bicchieri, o lo mio amico mulattero. Oggi non è più come eri, ste cose non ci sono quasi più, né. Andà che mule risumeri, ne ha paura gioventù. O carro bello sgangherato, arro de tronco lo staffile,
o stazzonaro si ne è andato verso la macchia cu fucile. Muratero, non si sente mogli alla stalla che lei a stemme i cariteri. Curiso mustacci in battaglia e smarito il nudo nero. Aiacca con l'erba da vacca, di l'uomo col serino ero, allo mio amico mulattero. Ne tengo un ricordo sincero, di l'uomo mio amico mulattero. Bravo, a ringraziarvi entrambi in due, francamente a ringraziarvi. È impressionante di secondo che Bigino così Bigino e dirigeva così bella emozione in noi, ne sentiremo d'altri. Allora, ritroviamo il nostro delevo, no, con Giuseppe che si trova in Ghisonaccia, allora abbiamo un'altra telefonata e salutiamo a Giuseppe. Oise, buongiorno. Buongiorno Ivanka e saluto a mai pesce o sovratella c'è che con noi. Salute. So qui è bisante, no? È bisante, no? E ben con Cecce ci siamo visti una volta in Pigna. Ah, d'accordo, sì. All'occasione di non ci mi risponde, forse, può essere? Sì, d'accordo. Mi ha fatto assai piacere di sentire questa canzone di dei mulatteri, perché chi è, come voi sapete... Il vostro abbo, era mulattero, no? O allora mi sbaglio? No, non penso mica. L'hai devata appena un boino, no? Io sono andato con Ello, ma c'è un mistero che mi appassiona di assai, un anziano mistero che disgraziosamente oggi è quasi smarito. Ce ne torno, è giusto anche due anni che si sono messi a fare un mistero così per portare roba a noi dans le gite, in radio in montagna, dunque ribia, piano piano, ribia. No, sarebbe un bellissimo affare, perché chi di un piacere di vedere tutte queste mule si fornimento oggi infiocchittate sezonaliere sedentenne possi anche se ti occorre questa fila che disgraziosamente non ciocca più come lo giocava innanzi. Di sicuro e mi ha fatto assai piacere di sente a mai che ha cantato questa, e è un piacere tamanto per me. E mi ricordo passato un povero babbo che, come voi sapete, era quello che ha fatto la canzone di mulatteri trasformata mulatteri dal medo. Abbiamo l'occasione di parlarne. E sempre sino a che campare di rivendicaraggio. E detto, volete aggiustare un'ultima cosa avanti di... La prosta è questa. Non andiamo mica a... Tito, davanti a me, non andiamo mica a mettere a cantare, manca appena. E cedere. Michele Bauri, Michele Bauri era giovane. Michele Bauri che ha cantato a Lebiga di Canta Buburugo. Un saluto, se lui ci sta assente, perché di volte sta assente. Un saluto anche che c'è un cantatore che mi piace assai, è disgraziosa che oggi è che non possa più cantare. E perché aveva una sguilla particolare. E bello cantava, quando lui cantava Buburugo, su... Hanno parlato... E lo piaso che dà che ci andiamo che accompagnava. Cantatore che non cantava a tutti. Ci ricordiamo di Elisabetta, di... E cantava... Di Anna, e poi cantava tutte canzoni sudamericane. Ah, di nuovo? Era appassionato per canzoni di questi paesi. Quando lui in Parigi andava un cabaret sudamericano che si chiamava Le Rancho Guarani. Cantava veramente. Non la sappiamo. Scusate, Uise, ci girate? Se volete, di Diana me la canta Pinina. Allora, dove trovate per sentire? Diana di là. Che se
bella? Yeah, yeah. Stella Stella del cielo, il mio, sì, tanta bella che sei la maraviglia. Tu sei come una barfa, la due e due cosa pia. Io non salu ne voglio la niella si da te mi un bacio che tanta bella si. Bravo. Francamente, si è stato accompagnato da Cece e da Mai durante la vostra interpretazione. Dice per vi ringrazio e. Mi faccio piacere e saluto e a presto. A presto, grazie. Quando c'è l'emozione, ci perdiamo un certo parole. Ecco, dunque, aspettiamo in una se vuoi intervenire al 04 95 38 21 21. Due parole con tu che c'è non ti suisco, Guilarade, per una piccola presentazione, per dire a quelli che ci stanno a sentire, so che li buono ridroa come titolo che hai scelto. Ma io ho scelto i titoli. Bon, ci sono i titoli classici, io poi ho aggiustato appena i pisetta e dopo ho fatto quattro occasioni e c'erano 14 bits in tutto. È stato difficile di scegliere, di fare una scelta semplicemente? La Zardas de Monti. Ma ho detto che ci sono i pezzi classici. Sì, dunque allora, io palizzato ignoranza, non so mica caso che lei Ha un pezzo che d'abitudine è giocato a Biolino. D'accordo. Bon, un pezzo abbastanza dura, ma è conosciuto, se tu se vuoi stare assente voilà. Come va più o meno? Di un jukebox. Violino, tu n'hai suonato i violini? Io ho suonato appena. L'hai messo da canto? Sì, io faccio un pezzo. Ah, d'accordo. E dunque, chitarra, mandolino e violino. Ah, chitarreino? E la mandolina. D'accordo. Dunque, su Isco Gusti, quando è uscito? Non è sortito? Non è tanto? Non è tanto, no. Sestade. Sestade. L'hai de Brobusto in una scena, se non dico mica scimità, no? O di un progetto, forse, no, si verrà? È stato un progetto, ma non veramente è stato presentato. Ah, d'accordo. C'è da essere dunque serate, bon, dunque. Beh, speriamo, giusto appunto. Ci ha fatto la prima parte di Giamagliaresi in Porto Vecchio. D'accordo. Yeah, un è tanto, ultimamente. E chi guidarade, birede chi usenterete, e poi di entrare forse chi si affiscia in un antara ostro screno. Allora, ma via un'altra telefonata, se è possibile, allora, ma bassa prima be Bastille, dopo basseremo be di nuovo a Gazzano, sentiremo ton una canzone che gente aspetta in una canzone, c'è Maria Umenica con noi in Bastille, e poi dopo sentiremo Maddalena. Maria Umenica, buongiorno. Buongiorno, Gianca. Buongiorno, Mai Pesce, a Cece. Salute. Allora, bon, voglio dire che Gianna Diarese per me
sono tutta la mia gioventù, tanti ricordi di concerti, di serate. Che, oh Marie, è tanto che Elisabeth non che l'hanno bianca appena è dai, no? No, ma siamo giovani. Siamo tutti giovani. 45 anni. Io 47 anni. Allora siete giovani. Siete bella giovane. So, ricordi di tante lotte in canzone, tanti concerti, tanti momenti che dirà un gruppo di noi che piace assai un boro apu. E dopo mai pesce in solo, l'abbiamo sempre seguitato. Di tutte le maniere, abbiamo sempre l'impressione di conoscere Cece, Amai, Sovradili, tutti quelli di Diamagès. Ci hanno sempre accompagnato, infatti. Quelle di Amoleva, diamo generazione. Eh? Ah, ci hanno accompagnato. Abbiamo il nostro gruppo storico, non ci vuole. E no, ma è vero che da go ma vengo di mo prime canzone che ha giunteso, Muvrini, Cia Maialesi, canta, va, è tutta salì o Agusti, eh? I primi gruppi. I primi. Prima di. Scusate, magari me. Prima di Diamagialese c'era, come si chiamava, un gruppo Cultura Corsa. Cultura Corsa, perché io feci la partita in un altro paese di Adro, con degli esposti. Con Domenico. C'era Michel Rossi, Omer di Eville. Che facevano teatro, io facevo teatro con lui. E quando ho cominciato a cantare. Le nostre prime serate ci chiamavano Cultura Corsa. D'accordo, prima di Grea, il 77. 77. Diamagialese. Maria Rumenica, scusa, ti ho tagliato la parola, scusa. No, dici che le musei guidati a Iaccio Bastia, a Niolo, a Santa di Niolo, Niolce degli Oculati. Ma io ero anche venuto in Bologna per una zanchina. Ah, è vero. Ma ricordate? Conosco ogni volta Lisandra. E sono curato con una urta in Bologna, dunque. Non ti ricordi. Era mia mamma che dirà la segretaria, tanto che mi ha chiamato, ed è detto subito. Per aver stato in un paese a Zanchilgo. E ci ha fatto assai piacere a tutti. Ecco, volete aggiustare un'altra cosa? Sentite i diamagialesi che mai non si piantaranno di modia. Anima verte, libertà. Mamma Bouchard. Oggi, e abbraccio a tutti e tre. Una bella giornata allora. A voi, a presto. Questa si è abbassata da questa canzone e non dall'ultimo disco. Si passava? Allora, posso balizzare un segreto? Maietto, non couvrant soi, Maietto, che io ho appena. Non so mica come si può dire il track. Il drac. Appena da fa. Non so se è la stessa parola. Ho sempre avuto il drac. Personalmente. È segno di talento. Dice non così. A papà. Dunque, no, beh, voilà, no, giusto. Non so mica di. Anche quelli che sono a bere. No, un'angoscia no, ma. Penso che ce l'aveva appena uccidato. Questo è indispensabile così, no? Forse... ma poi certe parole sono internazionali, eh? Di sicuro, Non so se come si può... come le traute in altre lingue, questa parola di Udrak. Beh, domandiamo... A Gagaiola. A Gagaiola, che se... Mica... in qualche... A Gagaiola bene di Agamicia. Ah, allora, dimmi. A Gagaiola dirà... I camici che erano longhe, si passano sotto le cure. A Gagaiola di. Subito sul lungo, questo era chiamato così. A Gagaiola da camicia. A Gagaiola di Agamicia. Chi veniva sotto le cure. Sotto le cure, meno sì. Ebbene, questo la sappiamo. A Goffa. No. A Goffa c'era i pantaloni. Non so mica che li so. Che fa là? Appena larghi? D'accordo. Specie di Sarvella. A Gagaiola la bene di camici. Da camici, da un fondo di camici. Si ne servivano di camici di notte. Allora, andiamo a casa noi con Maddalena per continuare. Maddalena, buongiorno. Salute. Allora, salute a Bianca e i vostri invitati, a Maio Sovradello.
Ah, già va appena come amata, lì. Dide. Allì, pudente ma armoniosa, e sta oggi senza barra. Con una passione furiosa, porta a dare una viumara, dico lei, con la bodì, non c'è sbaglio, c'è gli mai. Oh. Ecco. Questa anche è magnifica. L'ultima. Ci volerei a... Scusatemi, abbiamo familiarità, se vediamo così, Perché tutto il mondo mi chiama così. Sicura. Jean-Marie, ma non mi chiamo altro. Jean-Marie, vuol dire. Penso che si deve armato, ciò che mi piace, che si deve armato qualche sia di semplice, di naturale, che mi piace da altra maniera parlare e di sta. E questo è qualcosa di importante per me. E volevo domandarmi quantunque, dopo, per Agagaio, giustamente ho inteso, non abbiamo parlato, ma io anche lo gosso, non può mica ridarmi tutto. Violi, ce ne dice tanto questa missione. Ho bagu gerbilo in più. No, ma, allora, è vero ciò che lui dice, ma gli sta a fare la camicia che era lunga, allora perché che la chiamavano una Agagaio là? Fermo un punto interrogazione, non andiamo mica troppo lontano. Voilà, penso che Dio ha in noi un'altra cosa. Ma un uomo impiegava sta formula quando qualche sia aveva qualcosa rimproverarsi, che aveva fatto qualcosa di male, dice chi ha ido a Agagaio la rotta? Di nuove persone che avevano la paura. E questa è questa che se sta in cagaiolon. No, ma è vero, sa beura gusti di beta un evenimento per una persona, tanto può essere biato da sa cagaiola, di cagaiola. Sicura. La cagarella dice lui in su di cosa non è mica forse la parola più bella questa, d'accordo, ma va c'è mette di aiuta chi te mi appanna a stirugli a appanna a busulenti. Allora volevo giusto mandarvi abbiamo avuto piacere per la prima volta di avervi solo in radio, se state a casa nuova e c'era quelli che mi accompagnano qua, dunque il vostro fratello e Armand Paoli. Un salutiamo Armand Paoli, c'era Jacques Lugiani. Jacques Lugiani di Gorti. Di Gorti. Sicura. E dopo c'era Stefano Lega a Wassa. C'era di noi, non mi ricordo. Erano quattro musicanti. Vabbè. E volevo mandarvi che qualcosa mi stupisce sempre. Quando vi sento parlare, vedo una oggi che pare vinavina, mezza arghita, come fate per cacciare sta ugione? Non so mica, ma anch'io non so. È bello che ha una oggetta. Ma pure un 2 a 8 non si deve mica che chi sia no. Chi, un bimetti di mica davanti. È questa. Ma quando parlo forte, perché siamo una famiglia numerosa. Paolino parla appena più forte. Di sicuro. E non conosci mica sta parola che vedi tu di vostra mamma? Mangia un tragugione. Come l'ha detto la Iacina strangolera, allora è a sbrughera di noi, ma bon, a sbrughera di noi, a sbrughera come tu sei sbrugudo di uno che ingolle senza mattugà. D'accordo, questo è una gonicia. E o sbrugo di quello che dice anche se beh, ha troppo fame perché mangia troppo furia, ecco. D'accordo ecco, bon, allora ho abbagliato la scelta, non ci scordiamo mica d'avanzare. No, ma se poi vedo un entravo da un piacere, non bego mica, quello continua così a farci piacere, che gli siano i giami che ne abbiamo visto parecchie volte, ma io solo dico che la prima volta che l'ho visto e ci siamo campati, ecco Maddalena, saluto a tutti, a ringraziare, a beggi. Piuttosto di sta sento una canzone registrata, forse ne vedeva una così in diretta, se le era prevista forse da un mare no? O a casa di Marina, per antenente, allora andiamo allora. A casa io Marina. Si ballava, si cantava con Maria e con tante giovanotte sunia e la casa di Marina, una zita la ria, e giù e già canta. I piscatori a sera subito toccato terra ci venivano a scordare un marrone con dell'occhio a lucica passione e la casa di Marina.
Sono scappati di vent'anni di Maria, e zitelle sono fuggite rondinelle, un si vede più un fiore nel lampione di colore, pare tutto sia morto e lo morto, un so tu che pulderici, nostri passi prima di ciò erano stato colto e lo colto, e poi piange lo mio cuore, e la casa di Amarina. Eppure so voltato in erenza, una notte a vento di speranza, e l'ombra di un passato era sempre al mio lato, cercando stasi della godenia, chi ballava, chi cantava, e podino chi mamava, ma in vano che tutto è morto, tutto è spento e bello morto, e la casa di Amarina. Ogni tanto mi viene in corre Maria e mi porta a ballare, a ballare. Ma ricorda serratine come un fiore zitellino, chi cresce e lo corre contento. Mi face sempre cantare quando si intesta lo vento. Begua ruda, bella di Maria, chi bucolava e mici mia, e la casa di Amarina, chi bucolava e mici mia. Eh beh, sono sempre solo, spero che un giorno ci sarà appena il pubblico in loop e poi esce a camera con me a ringraziare, bien tramindu, e beh, a tempo ugante e l'accompagnamento. Aspettiamo le vostre telefonate di noi, al 04 95 38 28 28, ce n'è una qui a davanti. Ma io non so perché mi basta questa canzone a Beugerbi. Avete bien tu gorsi i ganti nella vostra vita o mai? No, mai, mai. No, ma no, siamo cascati da un'epoca, non c'era mica... Ma forse più tardi dopo, per la tecnica o... Ci avevo mai pensato, ma c'era mica professore di canto quando eravamo più giovani. Yeah. Ma dopo... Ah, oh, è troppo tardi. Troppo tardi, siete sempre giovani. Sì. Avete fatto i vostri tutti anni non ta scena non è tanto, dunque... 64 anni dopo domani. Cioè, giusto appunto, quando un cantatore comincia a piacere appena in età, questo di a 8 è tanto meglio, ci avete, come posso dire, mica una beura, ma ci pensate all'evoluzione di vostra voce, di come si abbassa forse? No, ci penso spesso, va. Ma ci pensate di modo impensierito? Allora... Appena impensierito, ma dopo mi comonte. Ma nere, come dice Charles Navour, il faut savoir quitter la table. Ma ci diamo un comonte. No, ma più si invecchia e più... La voce è mica troppo... E che poi una voce si intradene, si travaglia? Domanda un lavoro di diario quotidiano? Quotidiano... No, ma per i provvisionali sì. D'accordo, ma per voi dico. No, ma ciò canta spesso. D'accordo. È come un allenamento, è come un sportivo. D'appresso di radio, come mai è una voce potente, a maniera di cantare dopo, quando si è appena età, dopo... Beh, forse chi calerà appena, ma mica... Non è manco etta. Dopo dipende dalle persone di noi. Di sicuro. Ma voglio fare dei casi una vostra vita di tutti i giorni? Sì. Quando era più giovane, no, ma ora faccio... Non fumo mica, non bevo mica. D'accordo. Faccio assai sport. Il sport in noi permette a oggi di essere sempre di ora? Già, permette di essere in forma. Questa sì. Di prima ma oggi non so mica se sarà un effetto non tra oggi, ma bon, già di sintesi va, di importante. E chi sarebbe? I denori, i grandi denori. So conosciuti mica non su 60 anni. È vero. E poi più giovane, 35 anni. Ma poi un'epoca hanno cantato e cantano sempre, hanno già una certa età. E Placido Domingo mi pare quasi 80 anni. All'80, penso. Pavarotti. Ma lui aveva cantato, era di noi, è passato bariton. E cala da pena, ma un cambiano da all'emozione che lui ci faceva passare. Così, torno a una domanda che mi basta a Beugerbello, esiste una canzone che
un po' di mica canta. La vede bruada, non lo so, e forse o a, a Donalida o il resto. Ah, se già cantato una canzone di. Come si chiama? Mike Brandt, o c'era una ci faccio mica. Ah, devo gulla. D'accordo, Mike Brandt. Mike Brandt. Ah, beh, non mi dice interessante. Siamo più dei contrutti, questi. D'accordo. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Passiamo per Nizza. Andiamo con Arredro e a salutare Filippo. Buongiorno. Saluto Giancarlo, saluto ai nostri amici Maipesce del Brasile e salutiamo tutti i nostri amici parenti e amici di Vergue e di Pezzalba. Allora, aggiuntesa Maipesce che ha cantato, ma da presso a me non si sente mica Bauriccia. Ah, Bauriccia, le track. Le track. Ah, ah, ah. E allora, on l'abbia demica... Un dizionario, un dizionario. Non voglio mica offendervi dicendo che è conosciuto da questa parola, se l'è in un dizionario. Poi c'è un tribunello in un. Allora, a Bauriccia, bene che si... Ma un tribunello... Io, ma lo trimuleggio può essere di un'altra cosa. Può essere a beura, una rossa beura, può essere, piuttosto che... Voilà. Ma te ne senti a Bauriccia? Dopo, dell'ultima canzone, questi che avete cantato, questi ho mai pensato, a casa di Amerina, a me mi pare che senti appena di vado. Ma non è una canzone portoghese. All'origine è portoghese. Di Amália Rodrigues che ha cantato. Ella ha cantato con francese La Maison sur le Port. Si chiama. Ecco. A mi pare veramente si sente pure. E dopo per finire, Giancarlo. Cragugione. È stata etta l'emissione, non so mica quando. Filippo di nostro dizionario. Segui da tutto, scrive tutto. No. E poi la giuntesa, mi pare la giuntesa di da mamma. Sapete, ma non è mica tutto affatto ciò che voi siate voi, chi sia chi vuole mangiare un furia, ma giustamente è talmente pressato che da mangiare tre ragioni. E sapete ciò che lo vuole dire? Vuole dire che la persona che è pressata così, a roba una cucotta, un stufato l'agnello, una cucotta, e quello bene in coso pane a tingere a mangiare. Vedete? Ah, d'accordo. Tra agugioni, entre cuisson, tra agugioni, vedete? Ah, tra agugioni. Bravo, ma mi diceva Pepe, penso. Dopo si sono sfumati. È bello che dopo, espressione, non dico mica che le gambe hanno di senso a 100%, ma c'è una specie di mutazione che si fa, cioè, può non muda, è bello che può non muda. No, ma interessante, allora, Gusti, è tra agugioni, d'accordo. E bene parlo perché io era così, talmente pressato di mangiare, passa a Redo e poi un pezzo di banana. Intendia la salsa e mangiava così, mangia tra cugione. D'accordo, vabbè, c'è sempre una spiegazione, infatti. Così lo sappiamo. Allora, se voi permettete, ma il pesce per finisce, una questione appena personale, rispondete se voi volete, mai, da dove viene mai? No, mai di un diminutivo di Jean-Marie. Allora, è interessante perché... Assai Jean-Marie de Zarbe, diciamo. A dire domandare se non è mica solo in Bastia, perché non è mica prima volta che in Tugal che si è domandato. Io penso che è Marie, il diminutivo di Marie. Forse sì, forse. A mia cugina che si chiama Marie Marcantonette. E Marie? All'ospedale, mi ricordo Marie. Marie, è bene, è la giuntesa. Il diminutivo di Marie. È più forse ben Marie che per Jean-Marie. Per me Filippo Mai. Ah, si è portato un nome di Maria, sì. Filippo Maria. Filippo Mai. Ma io, quando era i miei fratelli più giovani, erano giughi, non ci venivano mica di Jean-Marie, c'erano Mai. Ma io, no, ma Mai, io sono dei minuti, esiste qui, è conosciuto. Ma all'epoca non eravamo mica assai. No, ma è vero che non l'aggiunto teso che in Bastiglia, allora, salva verità, mi posso anche sbagliare, ma... Dopo c'è una parola di noi. Promettiamo che c'è Filippo. Mi ne sono visto da Struiono una vittura che mi ha doppiato appena in furia. In furia, poi in caderotto. Yeah. Ha detto, ormai vai piano, questo nome, mai. Ah, mai. Ah.
Perché in Bastia, il nostro non ho mai inteso, ma in Bastia di si sente di meno meno. E poi forse in certi paesi, quando i Bastia ci cullavano, dicevano, ma è forse era mal visto. È un peso, è un peso. Io, ma è vai bianco, vai bianco, ma è pecore di B. Pecore di B, ma è appena il peso, oui, oui. Si dice, si sente quasi più. Quasi più, quando ce ne parlo, non si sente quasi più. È vero. Ma o mai, si gira forse un cunastro. O mai, 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 mai. Ben era da maestro. Maestro. No? Maestro. Sera contratto. Maestro. Penso, penso. Allora, penso dire, ben è di maestro. Ben era forse da maestro. Ecco, bon, Ovili. Sapete un'altra cosa a domandare, approfittate? No, no, a presto, i saludemi che di continuare a dire così, perché veramente ci incantano. Eh beh, ci avete incantato venuto qua, vostra spiegazione. No, no, ma... No, no, ma si decontano qui, per giusto appunto, aiutarci a avanzare. Ecco, ecco. A presto. Bella giornata. Buona giornata a tutti. A ringraziarvi. Allora, ci avviciniamo io a Vina, Igu, per quelli che ci stanno assenti, se avete un'ultima cosa a dire, a domandare, o se volete parlare appena con i nostri amici e ora così no, dopo sarà appena troppo tardi. Donc c'era l'affare che è stata, se posso dire così, è stata regolata l'affare di Udrak, l'affare di Mandia, donc Tragujon e Inu, questo è interessante. Ma io che c'era un'altra, no, ma va, diciamo sempre per una in persona. In Bastia, in Bastia. Era domani che hai uscito? Una persona, pieni di vezzi, appena diceva sempre quante merde a un'ora a ugadire un casa e va a cagare fuori. Per quelle che si viene per altre cose che so che li so, diremmo così, che si creano appena lì, quando appena i vomi hanno tutto, ma vuole non hanno mai abbastanza, mai esagi, insomma esagi. Allora ci avviciniamo dunque già a fine, concernendo i progetti, ma due nesi c'è in preparazione qualcosa a tempo con gli amadialesi. Bon, c'è amadialesi è sortito su un disco magnifico, ricevuto da un pubblico di francamente certi dicendo forse anche un pubblico bello. E penso anch'io. Anche un'epoca di Giamandialesi di cantore a Manuetta, forse che per lei era il più bello. C'è una budanza in suo disco. Ogni disco che noi abbiamo, diciamo sempre le stesse. Ma... C'è un progresso che a compo di cantare, si è sicuro che. Si risente un'evoluzione, si può fare. No, io ho preso. È vero che l'abitudine passiamo appena. E forse chi vi ribusate non dal vostro talento, questi come questo, questo è veramente ce ne tre o quattro che so, no, ma come sicuro ci avrebbe mesi appena più di più mesi forse più mesi per fa bene musicanti classici, Chiburini, tutti, ma un risultato, diciamo, ma risultato è magnifico. E a livello personale ma no, io avevo un disco che sta anche bene sicuro in 2024 è già preparato più o meno tutte le canzoni Allora senza i forse tutto, ma le canzoni sono scelte già Una canzone di che aveva cantato per gli scontri mediterranei Odeato tre o quattro anni, 4-5 anni fa. Una canzone di Giorgio De Zerbi che si chiama Corsica. Capiato da tronda la direzione di Si Scontri Gusti, di quello che si occupa. Sì, quello che si occupa. O prima non mi pare che lei abbia avviato la direzione. La direzione. Ha cantato la sua canzone, che l'ha fatta Parole e Musica. Una canzone che parla di Gusti o di. No, Corsica. Ah, si chiama. Ah, Corsica. Ah, no, ma cambieremo. E un titolo. Poi mandare se lo può aggiustare. In Corsica, però non si è mica troppo paragonato a quella di Pedro. Non ha una di canonica che parla della chiesa di canonica, che è stata scritta per Ange Salducci e la musica François Berlanghi. I salutiamo tra Mindoghi. Dopo le canzoni di Filippo Poggi e di Henri Olmeda, d'accordo, o Aracone. Voilà. E questo normalmente avanti l'estate, prima l'estate. Dopo. Sono mica registrate, per avanti, no, d'accordo. Bon, allora c'è un'altra telefonata, abbiamo. Allora andiamo a Naiaccio con Antonietta. Antonietta, cosa saludiamo? Buongiorno. Buongiorno, Giancarlo. Buongiorno a Maria, Cicci Pesce. Salute, salute. E diciamo per felicitare per tutte le canzoni che dopo i 80 anni ci va, sono meravigliose.
Passava noi di noi siamo vecchio Giancarlo. Oh, a voi dei perboi, eh? Allora, io sono sempre merade, per un pupo, dice non battire. Allora, so, tutta la nostra gioventù, c'è Vangelesi, allora è felicità per tutto ciò che gli facciano. No, no, ma è vero che è sempre appena strano dire di droit gente che vanno sempre accompagnato, infatti, eh? Yeah, perché ho recitato il buon souvenir di Suant numero 8, nel Vertiguagne e tutto. Yeah. Donc, ero sempre recitato, era lui che già più vicino a me. E no, ma di un colpo tutta la nostra gioventù è stata già magliarese. E poi un bel esempio di continuità di Geraglio. Yeah. Non ce n'è tanto esempio, i Mouvrini, a Villetta, questo gruppo che hanno una certa età. Sì, giovani, noi non guardano più tanto, ma io i miei figlioli che hanno più di 20 anni, sono scemi di Chiamagialese. Allora io mi dico, io passo di 50 anni e sono sempre qui. E beh, si desta di cantare, allora questo è Maderizza a Cece e a Mai, da parecchie generazioni. Questa è oggi una brua. E ancora, io personalmente, ha bisogno di un micro. Ha due o tre scuole di canto in più, in Balagna. E bon, ci sono spesso i canti di Amadesi, ma di altri gruppi. Voilà. E cerco a mantenere la cultura cantata. Ah beh, ma è vero che gli amadialesi, quelli che sono appena più vecchi che a me cantavano già, quella è la mia generazione, sotto, dopo la generazione dei nostri violi, i miei violini pensi che canteranno in noi gli amadialesi. Voilà. Donc, oh, c'è un po' di vecchio, c'è un po' di giovani che sono entrati nel gruppo, allora, i nostri violi. E so che lì arriva, giusto a punta, c'è Simon Madramandir, fa debassa appena sa passione. Ah, ci sono i violi... Qui ribiano piano piano. Sono l'ultimo disco che ho fatto con Eddy. Penso che si dei soli avete messo i vostri violi con voi. Usano il gruppo a Mogunescenza. È vero che ci erano tanti violi gli altri. C'è chi? Pedro Guelfucci. Pedro, Jean Dolega, Pebbia Usoavo. E ce n'è d'altri. Ma è vero che... Musicanti e cantaori. Ah, è vero che sono di noi musicanti. Questo conta in assai. Ecco, e volete aggiustare. Allora, a vostra breveria, lei, così, a vostra breveria, da canzone breveria. Il momento è l'ultima è Cannes. Come va di mettere a noi, da questi, il cambiamento? Tutto il mondo ha io, vero. E c'è anche una ripresa da un nostro amico tecnico, Simon Guerini. Allora, c'è quattro... Dopo la movata per gli scontri. Ah, è vero, ultimamente. Una tantina di musicanti è stata magnifica. Allora, questo non è mica assistuto, mi spiace. La di un antico di telefonino. Ah, beh, senti radio. In tutti i casi, per Simon Guerini, Simon Guerini, donc, la vostra beverida per un momento è questa. Ma altrimenti c'erano i vecchi, i balagni e tutti questi. Quella che è stata ribiata danzora da Cece, di Danti, a conoscere da... No, l'abbiamo mai cantata in questa scena. Ah bon? Mai. No. Beh, cioè che poi ben si deve per la prossima. Giusto appunto abbiamo pensato a cantare un po' di canzoni che non abbiamo mai cantato in questa scena. Ah, non è mica solo, ce n'è d'altri. D'accordo. Ogni disco c'è sempre... Ho quattro canzoni con tante musiche. Beh, c'è sempre. Dunque, sì. E beh, giù in Santa Maria si sta, di Ravello. Ah, Santa Maria Sighi. In Santa Maria Sighi. D'accordo, tu niente, ma stai sentendo un'ultima canzone con Mai e Cece. Faccio a tutti e buona continuazione, diciamo, Gialese. E a Obiege, un distiorno. Allez, a presto. A Beige. A presto. Prima di guidare, ce ne vuoi un'ultima. Ma prova a fare Beata Fontanil. Ah, Beata Fontanil, allora, scritta da Giulio Bernardini. È a musica di noi. A musica di noi. A prima volta era a Zomoia, a mamma di Jean-François, che l'ha eu a cantata, non tu visco, insomma, vengo. E allora, dunque... Ha cantato anche lui, non tu visco. Di noi. E stiamo a sentire, dopo ci salutiamo, ben a fine. Cercava fortuna nel destino,
mi incamminava sola l'acqua fresca. L'ombra di la luna ve vicino, in mano vi lanciando la mia giaretta. Quando ringraziati assai, assai, ringraziabi, francamente. E mi è passato una bella storia, spero che l'avete esperto da con noi. Un po', voilà. A so che è di Ugado, si senta uso, cioè che hai messo tutto questo. Adia ringrazia quelli che hanno partecipato all'emissione, i nostri amici auditori. Allora, tra Mindui, Cece, un biscurda di Usovisco e Guidarade. Spero che vi presenterete in una scena da qui a poco, avremo l'occasione, spero, di parlare. Mai,
aspettiamo dunque forse su progetto, da qui a poco, non parlerà. Una bella vine d'anna da Inup, a Boi, a Iostri, provita a Devin, una lunga bella strada fiorita a Iostri. A dire ringrazia Ugo Pietra, a dire ringrazia Julien, Mariangela, Nicola, e squadra e basta prod. Un saluto a quelle che ci vedono in Tabi a Stella, vi prego più bello e poi vi guardo un'altra volta. Voglio dire che ancora io avete una voce che appagge. Ah, è meglio appagge, è lì che sono assai numerose. E a Sante ci si di ora un'altra volta. Ringraziamo.